Buonasera e ben ritrovati ad un'altra puntata di 12 al litro. Questa sera il venerdì di RT si vuole occupare di olio extravergine di oliva e di agroalimentare certificato. Per l'appunto un ospite con me in studio, si tratta del professor Giovanni Sindona, direttore del Dipartimento di Chimiche e Tecnologie Chimiche dell'Università della Calabria. Buonasera professore. Grazie di aver accettato il nostro invito. Abbiamo voluto titolare Extravergini al microscopio, indagine molecolare svela qualità e origine, quindi andremo fra pochissimo a parlare di come qualche mese fa avete avuto modo di essere presente anche su quotidiani nazionali e internazionali riguardo appunto il brevetto che dall'Università della Calabria e dal vostro dipartimento siete riusciti a imprimere, insomma, su quello che è la qualità e l'origine dell'olio extravergine d'oliva e soprattutto appunto per dare un segnale alla certificazione di prodotto. Ecco, professore, ci vuole dire da subito, prima ancora di entrare proprio nel dettaglio, a che punto siamo con queste ricerche? Diciamo che noi siamo in grado immediatamente, e quindi domani mattina, di rispondere a tutte le esigenze che sono legate alle nuove forme di etichettatura previste dall'Unione Europea, diventate legge italiana e che entreranno ufficialmente in vigore dal 13 dicembre. Quindi noi siamo già in grado oggi di certificare tutto quello che la nuova legge prevede. E quindi certifichiamo la freschezza, certifichiamo i componenti, certifichiamo i grassi, diciamo, che sono contenuti, certifichiamo i tocoferoli, gli antinfiammatori, tutto. Ma certificare per noi significa non utilizzare delle metafore, ma chiamarle per nome, cognome e dire quanto ce Ecco, non solo del settore, diciamo, degli oli, ma anche in tutto il settore dell'agroalimentare, settore dell'agroalimentare che noi vogliamo e ci teniamo a considerare anche in questo periodo come una delle diciamo, tematiche riguardanti proprio lo spreco e a tal proposito abbiamo voluto dedicare uno spazio della nostra rubrica di questa sera alla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Abbiamo al telefono il presidente nazionale, si tratta di Andrea Giussani. Buonasera presidente. Buonasera a tutti. Grazie di aver accettato il nostro invito. Fondazione Banco Alimentare, ecco, noi stiamo parlando di olio extravergine e di prodotti da certificare. Sono tutti prodotti, anche questi, che purtroppo oggi si annoverano anche tra gli sprechi, perché ecco, la fondazione che lei presiede sta da tempo ormai tramite le oltre 21 organizzazioni dislocate a livello nazionale lottando contro questo dramma e cerca da tempo ormai di distribuire sprechi e ormai diciamo anche cibi, non, e cibi integri e non scaduti a varie associazioni caritative e non solo. Avete tra l'altro proprio da qui a qualche settimana in previsione una colletta straordinaria, proprio particolare. Ce ne vuole parlare? In realtà lei ha toccato in questo modo le due facce dell'attività della Fondazione e della sua rete sul territorio, cioè quella del recupero delle eccedenze alimentari di produzione e di distribuzione, quindi tutto quello che è ancora assolutamente commestibile ma non è più commercializzabile per motivi di estetica del packaging piuttosto che di promozioni passate o di vicinanza alla data di scadenza, ma sono tutti, come lei diceva, cibi integri. Noi raccogliamo queste eccedenze durante l'anno, quotidianamente con i nostri volontari e le ridistribuiamo a circa 9.000 strutture caritative in Italia, parrocchie, Caritas, San Vincenzo, Sant'Egidio, eccetera. Questa è una faccia della medaglia. L'altra faccia è quella che lei citava, e quindi la possibilità di chiedere donazioni ai cittadini. In particolare noi ogni anno organizziamo una colletta nazionale a fine novembre, una giornata nazionale della colletta alimentare a fine novembre, ma quest'anno, eccezionalmente per il grave stato di bisogno sia dell'aumento della povertà sia della venuta a mancare degli aiuti europei da qualche mese, abbiamo deciso di farne una seconda e quindi sabato 14 giugno ci sarà una colletta straordinaria nella quale in circa 7-8 mila supermercati in tutta Italia verrà chiesto al consumatore di fare, oltre alla sua spesa personale,
verrà chiesto di fare una spesa aggiuntiva, qualche scatoletta, alimenti per l'infanzia, olio, scatolette di carne o di pesce o di legumi, e lasciarle ai volontari del banco che poi nelle settimane, nei mesi successivi, le distribuiranno appunto alle strutture caritative. Ecco, la stessa ricerca avviene anche nelle aziende, mi pare di capire, nelle aziende, diciamo, dell'agroalimentare, che vi donano queste eccedenze. Leggevo circa 1000 tra le aziende, insomma, che avete annoverato nel vostro. Proprio così, sono 1 miliardo, sono come 990, quindi siamo a 1000, che sono tantissime, ma pochissime riguardo alla totalità delle aziende che operano nell'alimentare. Noi certo. Siamo ben lieti di poter avere questo aiuto e questa disponibilità, ma continuiamo a lanciare l'appello a tutte le aziende alimentari, perché lo spreco, la possibilità di recuperare eccedenze e quindi evitare lo spreco è di tutti, cioè non c'è azienda che nel suo ciclo di produzione, non per motivi di incapacità, ma per motivi di naturale eccedenza di produzione, ha delle scorte di cui alla fine si disfa, e quindi è un costo che subisce nel disfarsi, nel creare appunto nel mandarle alla distruzione, certo. Mentre se le desse a noi, sarebbe a noi, organizzazione come noi, sarebbe un recupero di valore, perché è un cibo che non ha più valore e lo recupera perché viene dato a qualcuno che non ne ha. Ecco, mi viene in mente, Presidente, proprio parlando di olio extravergine, quante saranno le aziende, professore, anche che comunque commercializzano oli che ovviamente sono sicuramente commestibili, perché anche se, diciamo, prossima alla data di scadenza, che è una data di scadenza simbolica, diciamo così, hanno comunque delle caratteristiche alimentari, diciamo, normalissime. Sì. Ecco, dica. Sì, dicevo, quindi anche la ristorazione stessa può darvi delle eccedenze. E infatti noi abbiamo un'attività che dal punto di vista quantitativo forse è la meno rilevante, proprio come tonnellaggi recuperati, ma è molto importante per la sua qualità, e cioè abbiamo un'attività che si chiama City Cibo, per la quale in un grande numero di città italiane, soprattutto appunto grandi agglomerati urbani, ci si reca nelle grandi mense o nelle grandi punti di ristorazione, mense di aziende, scuole, ospedali, e si recupera la parte di cibo che non è stata consumata, che non è stata servita e quindi non consumata dagli avventori, dai destinatari. Certo, voi avete recuperato circa 63.000 tonnellate di eccedenze nel 2013, vi auguriamo, insomma, che anche quest'anno, tra giugno e novembre, la cosa si possa mantenere su questi standard. Anzi, ecco, siccome il 2014 è l'anno europeo contro lo spreco alimentare, sappiamo che 5 miliardi circa di euro finiscono nel mondo, nella pattumiera, relative appunto a risorse di cibi non diciamo consumati. Speriamo che possano soddisfare invece. Certo. Le casse del banco. Questa è una tipica situazione nella quale è una catastrofe generale, ma nella quale ognuno può davvero fare qualcosa, dalla piccola azienda, la piccola mensa, il piccolo imprenditore che produce un alimento potrebbe trovare all'interno della sua azienda la possibilità di aiutarci con le sue eccedenze. Assolutamente. Quindi è davvero sì. Una possibilità per tutti. Quindi invitiamo tutti i nostri telespettatori della Calabria a sostenere il Banco Alimentare nella giornata straordinaria della colletta alimentare il prossimo 14 giugno nei punti vendita affiliati, diciamo così, saranno tanti, sì. Ecco, ogni singola regione. Li trovate facilmente guardando il sito www.bancoalimentare.it, trovate tutto l'elenco dei punti attivi. Ecco, basta davvero pochissimo, se soltanto, insomma, ognuno di noi lo facesse con continuità. Grazie al presidente Andrea Giussani, grazie alla Fondazione Banco Alimentare Onlus di aver partecipato alla nostra trasmissione. Grazie a voi, buon lavoro. Buonasera. Professore, partiamo a diciamo col parlare di olio extravergine. Dicevamo la data di scadenza. Ecco, su questo, anche dal punto di vista chimico, che cosa succede a lungo andare sull'effetto, insomma, della qualità
nel tempo. Diciamo che nel nuovo sistema di etichettatura è prevista una distinzione tra la freschezza dell'olio e ovviamente l'invecchiamento, che per quanto mi riguarda è l'unico dato scientificamente valido. Cioè praticamente l'olio entro i primi 2-3 mesi dalla sua produzione ha un parametro che viene chiamato rapporto di gliceridi che deve essere dentro certi limiti. Noi abbiamo perlomeno nell'arco di 2 anni, fatto un monitoraggio su oli ovviamente sicuri e abbiamo visto come varia questo rapporto, poi si è arrivato al brevetto, ma il brevetto più che andare a scoprire questo fatto che era noto, è basato su una metodologia a costi non proibitivi per poter fare la determinazione. Quindi cosa significa? Significa che se io voglio avere un'idea se l'olio che è stato imbottigliato il giorno X era un olio fresco, devo avere quel parametro. Sì. Da qui nascono poi tutta una serie di problemi che purtroppo né la legge europea né, non so bene perché non l'ho letta, quella italiana, non lo so se l'hanno previsto. Cioè, cosa voglio dire? Se un'azienda produce olio a ottobre, avrà quel parametro perfetto. Certo. Nel momento in cui quest'olio viene imbottigliato e venduto, io magari mi posso trovare una bottiglia a dicembre, a gennaio, a febbraio. Assolutamente sì. Ovviamente il parametro si riferisce a ottobre, non è che è un dato né nutrizionale né. Diciamo che può sconvolgere le proprietà dell'olio d'oliva, però Sì. è qualcosa che mi dice che nel momento in cui l'azienda l'ha imbottigliato, quell'olio era fresco. Era fresco, quindi non c'era dentro niente di strano, e non vorrei entrare più nel dettaglio per quanto riguarda la stranezza, ed era sicuramente un prodotto fatto secondo le regole. Allora, questo è un parametro che l'Europa, nella nuova etichettatura da un paio d'anni, diciamo, edita e approvata in Italia, non ancora attiva, ha voluto. Noi su questo siamo in grado ovviamente di fare delle misure e di offrire un servizio ai produttori Ecco, calabresi. voi cosa avete utilizzato come tecnologia? Avete utilizzato, se non sbaglio, proprio la La risonanza? risonanza magnetica. Allora, su questo, siccome noi abbiamo dei gruppi al Dipartimento di Chimica che risalgono alla storia del Dipartimento, cioè abbiamo sviluppato delle metodologie di indagine che, per esempio, oggi per un medico sono quasi ovvie. Cioè, parlare di risonanza a un medico Certo. è ovvio. Parlare di spettrometria di massa, una brutta parola, un metodo di indagine molecolare, a un medico è quasi ovvio, perché per esempio tutta una serie di screening si fanno in quella maniera. Allora, a questo punto noi pretendiamo che nel campo agroalimentare in genere, ma anche zootecnico, si usino gli stessi strumenti che si usano per controllare la salute dell'uomo. Si possono fare, li possiamo fare noi, non temiamo confronti, perché i lavori che abbiamo fatto sono pubblicati a livello internazionale. Stiamo cercando ora di trovare degli accordi con il mondo della produzione, ma anche con il mondo locale, diciamo, sia Delle delle istituzioni, ecco, insomma, istituzioni. parlavamo infatti prima di iniziare come siano presenti nel nostro territorio, nella Calabria, una serie di poli di ricerca e di anche laboratoriali, se vogliamo, vero? Riguardanti l'agroalimentare e soprattutto anche l'olio extravergine, su cui si può sicuramente puntare per una rete di collaborazioni. Ecco, ritornando per l'appunto a questa indagine che avete effettuato lo scorso mese di marzo, ecco, avete avuto anche, come dicevo in apertura, la pubblicazione su diverse testate, diciamo, nazionali di questo brevetto. Ecco, a distanza di 3 mesi, avete, diciamo, avuto, anche dal punto di vista che ecco, lei parlava del ministero, ecco, parlava di questa approvazione anche della legge, Vabbè, della nuova, avete avuto qualche no, diciamo segnale? che quella è qualcosa che è ancora in itinere, nel senso che la legge so che è stata approvata, non è ancora attiva, e pare, e l'esperta in questo settore, la dottoressa Lo Feudo del CRA Oli di Sì. Rende, dovrebbe entrare in vigore a dicembre. E il problema non è questo, il problema è cercare di convincere i produttori, non i grandi, ma quelli locali, a utilizzare il nostro servizio per poter certificare il loro prodotto. Dopo ci dovrà essere qualcuno che riuscirà a valorizzare i dati che vengono fuori. Cioè andare ancora a dire che l'olio fatto in Calabria è bello perché in Calabria c'è il sole fa semplicemente ridere. È bello perché c'è questo. E noi questo lo certifichiamo. E lo certifichiamo a livello molecolare, quindi come se fosse
un'analisi clinica, incontrovertibile, cioè un'analisi clinica assolutamente. sul sangue di un paziente, insomma, alla stessa identica maniera. Ecco, poi da ciò a passare alle proprietà nutrizionali c'è poco, ma credo che insomma poi diciamo ci sia un matching tra una caratteristica e l'altra. Ecco, dicevamo qualità e origine. Ecco, la qualità, beh, è quasi chiara dal punto di vista proprio della presenza molecolare in termini di quantità. E l'origine in che modo l'ha certificato? L'origine, noi abbiamo cominciato proprio con l'olio d'oliva, visto che è un prodotto della Calabria, 6 o 7 anni fa, non ricordo bene, a vedere se era possibile certificare l'origine sulla base di che cosa? L'albero piantato nel mio giardino Sì. si nutre di quello che trova in quel terreno. Allora noi riusciamo a certificare l'origine sulla base dei microelementi che l'albero ha assorbito dal terreno e ha trasferito nel suo prodotto. Il prodotto cos'è? L'olivo, dal quale poi si fa l'olio e si fanno tante altre Quindi cose. riuscite attraverso l'indagine sull'olio a capire quello che è stato, diciamo, Cioè, dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. quello che è stato proprio il terroir in cui Perfetto. La è stessa cosa visto. l'abbiamo fatto per alcune applicazioni sul latte bovino e di bufala, di animali ovviamente controllati che vivevano nello stesso ambiente. L'abbiamo fatto per la cipolla rossa di Tropea, per le clementine IGP di Calabria, e cioè per tutta una serie di cose. Siamo in grado non di trovare le frodi, si potrebbero anche fare, però ci vuole una banca dati la cui costruzione costa denaro e tempo. Sì. Ma se c'è il produttore che nel mio giardino fa 10 litri di olio, io gli posso certificare che questo olio è fatto qua. Allora, stiamo cercando con il Parco Tecnologico di Crotone e l'Università della Calabria di instaurare un rapporto attraverso queste istituzioni con i produttori. A Meno questo, male, un sì, io primo sono più che passo. contento. Poi spero, e ne parlavo proprio poco fa al Calab, che è il laboratorio chimico della Camera di Commercio, Di i quali Cosenza. sono entusiasti di Cosenza, sono entusiasti a partecipare, il dottore De Luca, che è il responsabile, non vede l'ora che si possa fare questo. Ovviamente l'olivicoltura, che è diretta dal dottor Perri, Sì. c'è il CRA, eccetera, ovviamente anche loro, Sì, abbiamo avuto ospite anche Massimiliano Massimiliano Pellegrino. Pellegrino, che fa i test di assaggio, eccetera. Ecco, quindi se si creasse un gruppo di strutture pubbliche che lavorano in quella direzione, noi riusciremmo a far fare un salto di qualità ai prodotti calabresi. L'olio d'oliva forse è uno dei più importanti, ma io sono, assieme a miei colleghi, coinvolto anche nel bergamotto. Anche Sì, là abbiamo dei certo. brevetti, anche là stiamo andando avanti. E quindi anche in questo potremmo. E ci sono già delle piccole aziende, nel caso del bergamotto, che vengono dalla zona grecanica Sì. della Calabria, che stanno già producendo bevande e tutta una serie di cose che stanno introducendo sul mercato. Con Quello, tanto di con indagine. l'indagine addirittura sono quello che in un caso vendo pomodori, perché c'è un produttore di passata di pomodoro che ha messo il mio nome sulla passata. Vabbè, Beh, quindi vendo sintomo di pomodori. Però il problema è che noi gli abbiamo dimostrato che si fa là, e questa Ma nella zona. nulla vieta, immagino, ecco, nonostante le normative europee e nazionali, Certo, di nulla trovare vieta una di poter soluzione, è chiaro. aggiungere all'etichetta questo tipo Si fa una, di basta che è indagine. documentata, viene fatta da una struttura pubblica, non è inventata, non è basata sul Ecco, nulla. questo potrebbe evitare lo scandalo che è avvenuto, diciamo, in America qualche mese fa, per cui, insomma, ovviamente hanno avuto la ragione di scrivere quelle vignette apparse sul New York Times, appunto, che intimavano la presenza di oli, non italiani negli oli invece che indicavano, appunto, l'etichetta, nell'etichetta olio extravergine d'oliva Questo italiano, insomma. è brutto, perché io sono stato in quei giorni in contatto con un calabrese che vive nel Michigan e che organizza import, però di quello serio, non di quello gestito in maniera losca, di prodotti buoni dall'Italia, e io col quale ci siamo visti. Forse potremmo anche collaborare con i prodotti calabresi, però ovviamente vuole delle garanzie sicure. Cioè, non è che io posso dire il peperoncino, noi stiamo lavorando ora sulla polvere di peperoncino che viene dall'India e dal Pakistan. Sì. Calabria non se ne fa. Non se ne fa, perché se chiedete a qualunque azienda, a un'azienda che lavora onestamente, diciamo, il prodotto non lo può vendere a meno di 25-30 euro al chilo. Dall'estero arriva a 3 euro, È quindi non gli chiaro, conviene. non c'è Però se verso. viene certificato calabrese, voglio vedere se perlomeno in Calabria la gente non se lo compra. Beh, ma anche fuori dalla Calabria, Anche immagino, insomma. vendendolo opportunamente. E ad un prezzo, diciamo, più Quindi. alto, assolutamente sì.
Vi vogliamo ricordare che è aperta ancora, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, quella manifestazione di interesse da parte dell'Elaioteca regionale della Calabria, della Regione Calabria, dell'assessorato all'agricoltura e alla forestazione, sul carrello degli oli extravergine d'oliva. Ecco, un progetto che doveva, ecco, aver data di scadenza lo scorso 31 maggio, ma è stato prorogato al 12 giugno, che consiste appunto nel raccogliere una serie di ristoranti a cui affidare questo carrello degli oli, e non solo i ristoranti, ma anche proprio le aziende che forniscono questi oli extravergine di oliva da mettere in carrello. Quindi potete, tramite il sito assagri.regione.calabria.it, scaricare ancora la manifestazione di interesse e partecipare sia come ristoratore per avere all'interno il carrello degli oli extravergine di Calabria, sia come azienda per partecipare a questa iniziativa appunto dell'assessorato regionale. Scadenza 12 giugno. Professore, quanto diciamo, questa iniziativa e la comunicazione può dare di supporto diciamo, alla vendita dei prodotti agroalimentari partendo dall'olio della Calabria? Abbiamo visto, ne parlavamo poc'anzi prima di iniziare, come diciamo, degli slogan inefficaci o efficaci per coloro i quali acquistano questi prodotti vadano a pubblicizzare invece, diciamo, una qualità che è tutta discutibile dei prodotti ad un prezzo bassissimo rispetto a quello che invece ci aspettiamo. È chiaro, perché se uno va da un contadino e gli dice me lo vendi l'olio a 2 euro al chilo, insomma quello dice preferisco bruciare l'albero, quindi qualcosa che non va c'è. Però se lei mi consente vorrei fare un esempio che non riguarda Certo, l'olio certo. e che riguarda il latte o che riguarda in genere il contenuto proteico degli alimenti. Sì. Allora, nella nuova etichettatura è previsto ovviamente che si metta qual è il contenuto proteico dell'alimento. Come si fa? Si fa con un metodo del 1850. Dico, è possibile mai che nella ricerca, non italiana, e non è un problema italiano, è un problema internazionale, non è successo nulla dal 1850 ad oggi? Così come diciamo, mi pare l'indicazione del GDA, la Esatto. stessa cosa, diciamo, Allora, il del. caso del latte, chiudo, ha comportato nel 2008 una morte di una certa quantità di bambini perché era stato certificato un latte intero in maniera classica. Ma Sì. in quel latte intero c'era un veleno, questi bambini sono morti. Il problema, dice, è avvenuto in Cina. Non vuol dire assolutamente niente. Il metodo è usato in tutto il mondo e non serve a nulla. Bisogna andare oltre, Lo bisogna dico andare oltre, è e me ne piglio indiscutibile. la responsabilità, non serve a nulla. Quindi, Quindi fermarsi all'indagine proteica, ad esempio. no, fatta come dico io, cioè Ah, come dice la diciamo, professoressa Anna Napoli in del una mio dipartimento, ma non fatta col metodo di un del chimico del 1900. 1850. Allora sì. Certo. Dicevamo, iniziative di comunicazione che tendono diciamo, a diffondere la consapevolezza e la conoscenza di queste buone pratiche sull'olio extravergine. Diciamo, volevo ricordarvi anche quell'iniziativa di cui abbiamo già parlato e discusso la settimana scorsa. Se la regia ci manda in onda anche la locandina della prossima domenica, ecco, l'olio extravergine d'oliva tra cuore e tumore, domenica 8 giugno alle 17:30 presso la biblioteca comunale di Roggiano Gravina a Cosenza. Si parlerà appunto di olio, ma anche dell'effetto sul cuore e anche su quelli che possono essere diciamo le terapie antitumorali. Ci saranno una serie di esperti nel campo medico come il professor Giuseppe Nasso e ringraziamo per quello che stanno facendo anche l'Associazione Familiari Cardiopatici, appunto, che ha messo su questa iniziativa insieme al Comune di Roggiano Gravina e l'Assoproli di Cosenza. Ecco, un invito magari all'Assoproli di poter prendere in considerazione magari una concertazione insieme al Dipartimento di Perfetto. Chimica e Tecnologie Chimiche dell'Università della Calabria per appunto spronare questi produttori a indicare il più possibile dati provenienti da un'indagine chimica come quelle che abbiamo, diciamo, esposto questa sera. Diffidate dagli oli a 1,99 € al litro, insomma, se ne vedono diciamo infestati ormai tanti volantini pubblicitari che girano nei supermercati della nostra regione, ma non solo, in tutta Italia. Quindi cercate di diciamo, vedere e di conoscere tutte le indicazioni che sull'etichetta possono emergere. Professore, un'ultima battuta perché il nostro tempo a disposizione è terminato. Ecco, cosa si aspetta da qui a fine anno?
Io mi aspetto che entro dicembre ci siano un certo numero di aziende calabresi, visto che stiamo parlando di olio d'oliva, che ovviamente adottino, devono adottare per forza il nuovo sistema di etichettatura, ai quali noi possiamo offrire un servizio all'interno di una struttura coordinata tra quello che esiste in Calabria. In Calabria non ci manca niente. Ecco, ma le vostre porte Certo, sono aperte, professore, sono ai aperte. produttori che possono venire al Sicuramente il mio dipartimento? problema, no, ma ora spero che attraverso l'accordo con il Parco Tecnologico di Crotone, che è in itinere, Sì. si possa avere un'intermediazione più semplice, perché i tempi che abbiamo sono sempre quelli, e quindi stabilire le modalità su come intervenire. A quel punto ritengo, poiché, ripeto, l'analisi di un prodotto alimentare di qualunque natura equivale all'analisi che uno si fa quando va in clinica del sangue o dell'urina. Là non si può giocare, e nemmeno col prodotto alimentare si deve Eh beh, assolutamente, noi giocare. siamo quello che mangiamo, quindi anche in questo dobbiamo stare attenti. Quindi il professore Sindona, il direttore del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche dell'Unical, è stato qui con noi questa sera, lo ringraziamo, è a vostra disposizione. A tutti i produttori invitiamo, Perfetto, diciamo, eventualmente sicuramente. a sentirla per, diciamo, porre in essere questa possibilità che ha dato a favore appunto della qualità e dell'origine dell'agroalimentare della Calabria. Quindi grazie ancora di averci seguito questa sera. Noi ritorniamo in replica lunedì alle 23:30 e venerdì prossimo sempre su RT con 12 al litro. Da Tommaso Caporale è tutto, buona serata e buon appetito a chi ancora è in ritardo. Ciao!